da 20 anni un'associazione che porta il nome della sua città in Piemonte, fa attività. Che cosa vuol dire per voi sapere che dei vostri concittadini, e anche ormai la seconda, la terza generazione qui, portano il vostro nome? Sicuramente è un motivo di grandissima soddisfazione questa per noi, un motivo di orgoglio e da cui cerchiamo di prendere anche il buono. Infatti non a caso con questa associazione abbiamo contatti, rapporti molto stretti un po' durante tutto il corso dell'anno. Loro svolgono attività anche a Ginestra quando vengono ad agosto. Io non me ne vogliato, approfitto dell'occasione per citare Giovanni Basile, la persona che è stata l'anima di questa associazione. Bene, lui ogni volta che rientrava nel nostro paese, nell'entroterra beneventano, non mancava di trasportare da noi modelli organizzativi consolidati qui, e quindi prendeva sistemi invece nostri per esportarli qui. Ha fatto un po' da cerniera, un po' da trade union tra due mondi un po' diversi, tra modelli organizzativi diversi, esperienze diverse. Ha fatto un ottimo lavoro di collante, diciamo, tra questi due mondi. E devo dire, il fatto che sta durando tanto tempo, anzi vedo una operosità rinnovata, è un motivo veramente di soddisfazione e anche di stupore, devo dire, perché in questo periodo, in questo momento di particolare difficoltà in cui vivono sia gli enti locali, sia di riflesso le associazioni, tutti i comparti economici, privati e pubblici, il fatto che un'associazione resiste, anzi dà sempre di più nuova linfa alla sua attività. E poi c'è da sottolineare pure il fatto dell'impegno di volontariato, dell'impegno degli scopi che c'ha questa associazione, molto nobili. Quindi il fatto che di questi tempi, per dirla così, l'associazione resiste non solo, ma va addirittura avanti, veramente è orgoglio per noi, ma anche penso per chi è di qua, perché veramente è un'anima, una cellula vitale in una società con grosse difficoltà. Noi festeggiamo i 150 anni dell'Unità d'Italia, qualcuno dice che è ancora da fare questa unità, l'associazione ginestrese qui di Rivarolo è invece la dimostrazione che quest'unità c'è da nord a sud. Certo, Rivarolo, io l'ho scritto questa associazione, è bello il fatto che da un'associazione, quindi da un mondo dell'associazionismo, viene questo esempio che si propone quindi come cerniera tra ideale ovviamente tra il nord e il sud Italia. È un momento un po' particolare, diciamo, in cui questa unità viene ogni tanto così scossa. Da questo esempio dovremmo tutti quanti prendere lezione, perché solo se si è uniti, siamo in un periodo in cui solo se si è uniti si vince, altrimenti non si va da nessuna parte. 20 anni di attività, ma 20 anni fa quando avete cominciato pensavate di andare così lontano? Assolutamente no. Abbiamo incominciato 20 anni fa dando le mimose per la festa della donna, mettendo a San Giacomo un gazebo per vendere panini e qualche complessino così che suonava in piazza, ma proprio appena. Poi dopo, piano piano, con l'andare del tempo, con Giovanni Basile, che mio cognato è una persona indescrivibile, bravissima, sana, tutto quanto così, con lui abbiamo cercato di fare tutto questo e siamo arrivati a questo punto, che adesso siamo praticamente una sezione Rivarolo ben inserita. Facciamo praticamente di tutto, dalla corsa alle feste, alle gite, alla piazza di San Giacomo, ai ristoranti, facciamo un po' di tutto. E adesso, da quando è mancato Basile Giovanni, abbiamo inserito tutti questi giovani e questi giovani stanno facendo proprio delle cose bellissime, ci stanno inserendo benissimo. Bisogna un po' accompagnarli perché sono un po', sai, così, sposta il bicchiere, sposta l'altro, però si stanno inserendo bene e mi fa veramente piacere che ci siano. Ma voi vi sentite ormai più piemontesi, più rivarolesi o più ginestresi? No, io purtroppo io sono emiliano, io sono nato a Codigoro in provincia di Ferrara, per chi non lo sapesse sono lì, e mia moglie purtroppo è di Ginestra, purtroppo per scherzo, e mi sento un po' più ginestrese perché è un paesino che
io sono stato per praticamente 35 anni, tutti gli anni d'agosto andavo là, creavo cose, facevamo partite di pallone, giochi, cose, feste, e da allora Ginestra per me è nel cuore, ecco questo. Ma quando tornate giù a Ginestra, noi siamo abituati a vedervi qua, come vi accolgono? E io quando arrivo a Ginestra ho praticamente tutti quelli della mia età ormai, così, io ho praticamente quasi 40 anni che vado a Ginestra, e quando arrivo io sembra una festa unica, perché sanno che io creo, faccio, e dopo, non è che me ne avanti, però è così. Quindi per voi, voi avete due patrie, due, sì, ormai qui e là, però dovunque andate lavorate, dovunque andate fate qualcosa. Sì, ci piace fare questo, lo facciamo sia a Rivarolo che a Ginestra. 150 anni dell'Unità d'Italia, parliamo di integrazione, qui abbiamo un'associazione che più integrata di così non si può. Beh sì, abbiamo un'associazione che festeggia i suoi 20 anni e ha la fortuna di festeggiarli nell'ambito della patronale, quindi nel momento in cui la città, cantiere a parte, cerca di dare il meglio di sé, e devo dire che tra il meglio che la città esprime in questa festività patronale c'è l'attività proprio dell'associazione Ginestrese. È importante che associazioni come questa da 20 anni quindi abbiano una continuità, ormai ci sono la seconda e la terza generazione in questa associazione. Sì, beh, come d'altra parte c'è anche la seconda generazione di sindaci. No, ma io devo dire che Rivarolo penso che si basi molto nelle sue attività, nella sua dinamicità e in quello che sono le proposte delle tante associazioni. L'associazione Ginestrese è protagonista in questi 20 anni, quindi sono 20 anni di continuità di attività ininterrotte, di questo bisogna dargliene merito e atto. I dirigenti che si sono succeduti hanno mantenuto quella vivacità che parallelamente ha determinato anche la crescita di questa città. Il loro protagonismo nella festa patronale è un dato di fatto, ecco, questo bisogna riconoscerlo, e devo dire che tutta la città, ma anche tutto il Canavese, in questi giorni sta veramente vivendo il clima di festa che la loro associazione propone.